Toloi deve stare attento a Chiesa che ha le sue spalle, allontana Toloi, Holm prova a perfezionare il disimpegno, ma recupera palla ancora Miretti per la Juventus, entra nel rigore la serpentina di Miretti, il pallone lì, l'Atalanta che riesce a liberare con Holm che prova a rilanciare in avanti, forse trattenuta ai danni di un giocatore dell'Atalanta, non così per l'arbitro. Ci avviciniamo al 90esimo, conosceremo fra breve l'entità del recupero, ripeto, gara con pochissime interruzioni, pochissimi infortuni, credo che il recupero sarà dovuto alle sostituzioni che sono state 5 per parte, tutte nel secondo tempo, saranno 4 se non 5 nel primo tempo, un minuto di recupero, ma direi recuperi umani per questa partita, almeno questo penso. Intanto c'è uno slalom di Rabiot che viene messo giù, per l'arbitro è fallo, calcio di punizione, 4 minuti di recupero, siamo alla 90esima e quindi direi recuperi umani perché è stato un minuto nel primo tempo, 4 nel secondo tempo, sembra di essere ritornati a un passato neanche tanto lontano, mentre qualcuno per evitare di rimanere imbottigliato nel traffico lascia lo stadio, scelta quasi mai felice perché gli ultimi minuti può succedere di tutti. Io direi, prima di andare da Massimo Barchesi al forum di Assago per la partita di pallacanestro tra Milano e Treviso, di seguire questa punizione per la Juventus dalla tre quarti campo, fallo su Rabiot, vanno in aria quelli dell'Atalanta, siamo entrati nel minuto di recupero, nei 4 minuti di recupero, battuto Bakker di testa, alza un pallone che viene recuperato dalla Juve, forse un tocco di braccio di un giocatore della Juve, per l'arbitro tutto regolare, e Pasalic che allontana, prova a ripartire Muriel, lo tallona e lo ferma la Juventus con UEA. 91esimo, si giocherà ancora per 3 minuti, Atalanta 0, Juventus 0, pallacanestro Milano. Attenzione Combiners, da buona posizione la mette ancora alta, era stato Bakker il più fresco di tutti a recuperare un pallone in velocità, si indigna davvero con i suoi Massimiliano Allegri per questa azione concessa in piena velocità, era andato via Bakker che ha messo per Combiners, la porta si vedeva, ma Combiners ha forzato troppo e ha messo il pallone ancora alto sopra la traversa e quindi fino all'ultimo Atalanta pericolosa, mancano meno di 2 minuti al termine dell'incontro, che occasione per l'Atalanta, grande corsa di Bakker che è entrato in campo, aveva avuto 2 disimpegni non proprio facilissimi, anzi felicissimi meglio dire, però in questo recupero davvero ha fatto valere di avere ottime qualità, d'altronde l'Atalanta raramente sbaglia gli acquisti, specie quelli che provengono dall'estero, e ormai la colonia olandese è sempre più nutrita qui a Bergamo. Palla per Toloi, Toloi che recupera il pallone un po' più di un minuto al termine, Toloi, il tocco per Holm, Holm cerca di andare via, sta bene anche lui, Holm che se ne va verso il fondo, la mette al centro, colpo di testa in tuffo a liberare da parte della Juventus che prova a rilanciare, Rugani ha allontanato, poi la Juventus si va a guadagnare un preziosissimo fallo per un intervento in gioco pericoloso da parte di Holm ai danni di un difensore juventino, anzi di Kostic che era andato in ripiegamento, e dunque secondi preziosissimi che scorrono per la Juventus. Holm non ci sta con questa decisione dell'arbitro, il fallo su Kostic e quindi il calcio di punizione per la Juventus quando mancano 30 secondi al termine dei 4 minuti di recupero. Sbuca anche il vice di Allegri, Marco Landucci, a urlare indicazioni, forse Allegri ha finito la voce, 25 secondi, Allegri però invita Landucci ad andare seduto e aspettare questi ultimi secondi, 20 secondi al termine, vediamo se l'arbitro prolungherà un po' il recupero, ma non credo che ci siano gli estremi. Il rilancio, il pallone che arriva nell'area di rigore dell'Atalanta, la spazza via Toloi, la recupera Kostic che la mette ancora al centro, Jim City di testa, arriva Muriel prestato da UEA che gli prende il pallone, ma poi è Jim City che sbroglia la situazione. I 94 minuti finiscono qui e puntualissimo l'arbitro Chiffi manda le squadre definitivamente negli spogliatoi. È finito 0-0 tra Atalanta e Juventus, una partita comunque combattuta e piacevole nel secondo tempo con più occasioni, soprattutto per merito dell'Atalanta che ha colpito una traversa bassa su punizione di Muriel e per 2 volte Combiners ha avuto la palla del gol, una dopo una respinta corta di Szczęsny e il pallone fuori e un'altra in pieno recupero da buona posizione, palla alta per la Juventus nel primo tempo, una conclusione di Fagioli, un tiro di Ken nel secondo tempo, Chiesa un tiro teso che il portiere Musso ha respinto, poi la Juventus è calata anche dal punto di vista fisico, la Juventus è andata dietro a difendere il preziosissimo
velocissimo pareggio che consente di mantenere il vantaggio sull'Atalanta di un punto. Juventus che al momento aggancia il Napoli a 14 punti alle spalle del duo milanese Inter e Milan, che possono fregarsi le mani visto che sono a più 4 dalla terza in classifica. L'Atalanta subito dopo a 13 punti con il quinto posto in classifica, giornata che comunque dovrà ancora vedere disputare 4 partite: Roma-Frosinone stasera, Sassuolo-Monza, Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari domani, ma non c'è l'alta classifica in queste partite. Applausi adesso dei tifosi dell'Atalanta, primo pareggio di campionato per la formazione atalantina. Gasperini va a salutare la curva, è finita 0-0. Prima dei saluti un flash da Massimo Barchesi, c'è ancora un quarto da giocare per la pallacanestro Milano-Treviso e poi ovviamente lo seguiremo nel